I fan del Paradiso delle Signore si sono affezionati nel tempo a molti personaggi, che purtroppo sono usciti di scena, per le motivazioni più svariate. Uno di questi è sicuramente Pietro Mori, che nel corso della seconda stagione della soap, ormai diversi anni fa, ha perso la vita dopo un'aggressione. Il personaggio, interpretato da Giuseppe Zeno, era molto apprezzato dal pubblico, e perciò non si è mai escluso un suo ritorno, magari con una rivelazione in merito alla sua morte. Proprio dopo l'addio di Mori, subentrò Vittorio come direttore del Paradiso delle Signore, e si è creduto, dopo le indiscrezioni, che per l'ottava stagione le cose potessero cambiare. Ora, però, queste voci sono state smentite. Giuseppe Zeno non è tornato sul set del Paradiso delle Signore, e lui stesso ha confermato di non aspettarsi alcun ritorno nella soap, neppure nel lungo termine. Pietro Mori ha perso la vita in quell'agguato, e non c'è nessuna possibilità di farlo tornare, se non magari, nei flashback dei protagonisti, o nei sogni di qualcuno. Si tratterebbe comunque di un ritorno molto breve, e non essendoci nessun motivo per giustificare che torni in vita, non è possibile pensare di rivedere Mori come personaggio fisso del cast. Mentre purtroppo il ritorno di Giuseppe Zeno e del suo personaggio Pietro Mori è stato escluso, c'è un altro ritorno, anche se breve, che non si esclude affatto. Giusy Buscemi, che ha interpretato Teresa Iorio, facendosi amare e conoscere dal pubblico, potrebbe tornare nell'ottava stagione. L'attrice è stata Manuela Nappi in Che Dio ci aiuti, e ha riscosso un enorme successo, diventando la nuova protagonista a tutti gli effetti. Anche se non è previsto un ritorno nel cast fisso, sembra probabile che, anche solo per un cameo, l'attrice possa tornare. Essendo diventata così apprezzata dai telespettatori, sicuramente farebbe piacere a tutti vederla brevemente, nei Paradiso delle Signore. Intanto, rimane il mistero per i personaggi di Gemma e Marco, e per le loro sorti. Sembra ipotizzabile una loro uscita di scena, ma per ora non si è capito se Gemma riuscirà a portare a termine la sua gravidanza, o se partirà con Marco, dopo aver improvvisamente abortito. È anche possibile che i due possano poi tornare con il loro bambino a Milano, e ritornare successivamente negli Stati Uniti. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per l'assenza di Giuseppe Zeno? E vi sarebbe piaciuto rivederlo nella soap? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.